dobbiamo razionalizzare quelle risorse poche che abbiamo. È anche un problema di razionalizzazione. Sapete che abbiamo fatto un investimento di 2 milioni di euro sulla videosorveglianza, il povero, e quest'area sarà oggetto di una rete, ma abbiamo chiesto alle istituzioni stasera di non parlare, non perché non vogliamo un contatto, un dialogo con le istituzioni, anzi saremmo ben lieti di averlo, perché come dicevo all'inizio, è una cosa che dobbiamo affrontare tutti insieme, istituzioni e società civile, ma non è questa sera la sede perché partono le istituzioni. Stasera parliamo genitori, soltanto genitori, cittadini, genitori, non genitori, chiunque, ma non in veste istituzionale. E non per un preconcetto, unicamente perché è una manifestazione nata spontaneamente da associazioni politiche. Nessuno di noi è candidato, lo specifico. Come cittadini, e chiediamo e rivendichiamo per tutti noi il diritto ad una crescita sana, ad una socialità giusta per tutti i ragazzi della nostra città. Stiamo vivendo un momento emergenziale, ma non solo nel nostro quartiere, non solo nella nostra città. Io credo si tratti di una emergenza, quella giovanile, che va affrontata a livello nazionale. È chiaro che ci sono delle situazioni che stanno sfuggendo da mano, e quindi noi chiediamo che si intervenga. Siamo contente di fare rete per un problema che deve riguardare tutti. Non è un problema che riguarda il vomero, ci teniamo a precisare questa cosa. È il problema della violenza sugli adolescenti, tra gli adolescenti, è un problema che riguarda tutta la città. Noi siamo in contatto con associazioni e comitati di tutta la città e anche di altre città, perché è un problema che tocca tutti, un'emergenza sociale che va affrontata come tale, e quindi con tavoli istituzionali, con associazioni, con comitati, con il prefetto, tutte le autorità preposte alla sicurezza, perché la sicurezza è un bene primario. Senza sicurezza, lo ripetiamo sempre, non c'è vita, non è possibile parlare di una città civile. Fondamentalmente noi siamo qui non perché vomero, ma come cittadini, come genitori, ma soprattutto per una lotta contro l'indifferenza, perché l'indifferenza è uno dei mali più grandi che troviamo in questi casi, soprattutto perché i ragazzi hanno il diritto di vivere la loro vita senza nascondersi né in altri luoghi né in altri orari. Non sono loro che devono avere paura di uscire, noi non ci dobbiamo sentire colpevoli perché li mandiamo a ballare. Sono sentita dire la sera dell'Arenile, è perché l'hai mandata, perché è suo diritto andare, perché a un'età devono uscire e si devono divertire. Non sono le vittime che si devono scusare, siamo noi adulti che dobbiamo trovare una soluzione per tutelarli, non colpevolizzarli perché vogliono essere ragazzi. Quando vediamo che si verificano questi episodi. La scorsa settimana le macchine passavano e andavano dritto. Ragazzi, può essere il vostro figlio, i vostri nipoti, un vostro amico. Sono tutti figli nostri, sono i figli di Napoli, sono figli del nostro paese. Chi si gira oggi? Chi si gira? È colpevole come chi ha la mano armata. Qualcuno diceva odio gli indifferenti, a noi fanno terribilmente paura gli indifferenti, perché creano quella mossa che infetta la società, che ci rende vigliacchi, che ci fa chiudere gli occhi.